Caro Tauro, volevo raccontarti il mio ultimo esperimento. Ah, ma lo racconto anche a voi. Questo è un foglio di carta fatto con l'essiccatore. Prima di avere questa forma, era uno dei foglietti pubblicitari del supermercato, che io ho strappato incoriandoli e messo a bagno in acqua calda per tutta la notte. Eccolo qua. Versate il tutto in un frullatore, molto potente mi raccomando, meglio se appunto un frullatore a bicchiere. Chiudete e frullate molto molto bene fino a che non è tutto completamente liscio. Prendete il vostro composto e versatelo in un passino. Fatelo scolare per un po', in maniera da togliere l'acqua in eccesso. Se vi può aiutare usate un cucchiaio, ad esempio. Mettete un po' del composto sui fogli di Silisoft, metteteci sopra un foglio di pellicola e poi aiutatevi con un mattarello per stenderlo. Poi mettetelo in essiccatore, la temperatura non è importante, quindi potete inserirlo insieme alle altre vostre preparazioni. Quando la vostra carta sarà pronta, sarà sicuramente molto asciutta e croccante. A questo punto, per renderla più morbida, per poterla lavorare, lasciatela all'aria tranquillamente per una giornata. Se poi la volete anche più liscia, ci passate sopra il vostro mattarello. Con la carta fatta da voi potreste farci molte cose, biglietti di auguri, cartoline, un menù, o qualcosa per le feste dei vostri bambini. Buon divertimento con le vostre creazioni!